Bentornati nel salotto di Studio Mattina, adesso parliamo di sport, di cronaca, di spettacolo, di letteratura. Studio Mattina tiene a battesimo una nuova rivista online, si chiama Impatto Settimanale, è nata appena il 4 marzo. Con noi l'editore Guglielmo Pulcini, il direttore Giorgio Nugnes e la curatrice dell'inserto letterario Angela Sinopoli. Ben arrivati a tutte e tre giovani giornalisti, insomma un editore, un direttore, incarnate tutto quello che può essere lo staff perfetto per la realizzazione di un settimanale che in questo caso è online. L'avete stampato apposta per noi, quindi partiamo subito dal presupposto che questo settimanale è autofinanziato, sì. Ma vi dobbiamo fare immediatamente i complimenti perché da un primo sguardo si capisce che è veramente completo. Innanzitutto siete sul pezzo, tanti bei consigli, quindi il vostro investimento più grande, e non è roba da poco, è proprio il tempo che dedicate a questa rivista, nonostante non abbia ancora dei partner. Sì. Grazie. Editore, sì. Partiamo da lei. Diciamo che noi partiamo come progetto aziendale, poi diventiamo una realtà anche editoriale, quindi partiamo da un'organizzazione di giovani. Il nostro obiettivo, e lo si capisce anche dal nome, Impatto, è proprio quello di dare una diversa collocazione all'editoria moderna. In genere, io ho fatto parte anche di alcuni giornali locali. Quando si pensa ai giovani nell'editoria, si crede che non ci sia tanto spazio per loro, non ci sia spazio per cambiare l'editoria. Invece noi oggi cerchiamo di cambiarla, approcciandoci anche ai mezzi di comunicazione moderni, come possono essere i tablet, i computer, e poi con questa versione stampata che oggi è in esclusiva per voi e che magari un giorno potrebbe diventare una realtà. Anche se in formato PDF, insomma, si può leggere tranquillamente, sì, come dicevi totalmente tu, gratuita. I tablet, anche molto facile da sfogliare, in effetti. Direttore, Impatto Settimanale nasce da una idea di libertà di pensiero. Sì. E va sottolineato il fatto che voi non costringete e restringete nell'ambito della libertà di pensiero e quindi di scrittura i vostri giornalisti, sono liberi. Sì, ovviamente. Buongiorno innanzitutto. Sì, l'educazione noi... è la prima cosa, giustamente, ha ragione il direttore. L'educazione, buongiorno. Presentiamoci bene. È vero. Sì, la nostra è un'idea che nacque a febbraio e che appunto... Siccome noi giovani non riusciamo a trovare spazio nell'editoria tradizionale, abbiamo pensato appunto di creare un nostro contenitore, una nostra testata, e di avere un taglio, cioè una cadenza settimanale, appunto di poter, diciamo, far esprimere tutti i nostri coetanei, cioè diciamo che il nostro collaboratore più grande ha 25 anni, quindi è tutta un'esperienza appunto di giovani. Eh sì, sono completamente libero. Ovviamente noi abbiamo più sezioni e ogni sezione ha un responsabile che, diciamo, con i giornalisti della sezione sceglie gli argomenti da trattare durante la settimana e li mandano a lui, che li corregge, diciamo, e li mandano a me, e poi provvediamo con Guglielmo a impaginarli. E quindi è totalmente, diciamo... C'è un controllo naturalmente da parte tua degli articoli, sì, sì. Se no mi passi un bel guaio. No. Anzi, noi abbiamo più filtri perché abbiamo fatto questa divisione, appunto, come diceva Guglielmo, anche aziendale, nel senso che abbiamo un responsabile, diciamo, delle sezioni che fa una prima correzione. Poi io correggo ulteriormente, Guglielmo che in pagina corregge ancora di più. Appunto per offrire un'informazione corretta. Diciamo che i vostri ragazzi fanno i compiti a casa, esatto. E voi siete, sì, un po' i maestri che correggono. No, però diciamo che cresciamo insieme tutti. La cosa che mi fa piacere sottolineare, è vero che noi siamo giovani, però piano piano stiamo avendo anche dei riscontri da parte di professori universitari, perché poi noi... che è una bella cosa, anche universitario, perché... dottorandi di ricerca, quindi... Comunque... Ed è importante anche questo tipo di sostegno culturale, certo. Ovviamente ci auguriamo che arrivi anche quello economico.
Angela, vabbè, abbiamo visto innanzitutto attualità, naturalmente, in prima pagina, ma quali sono gli altri argomenti che trattate e a chi vi rivolgete? Avete un target oppure il vostro target allora, trasversale? Noi trattiamo un po' di tutto, quindi si spazia dalla cronaca alla politica, per finire all'attualità, allo sport, parliamo, facciamo anche cultura generale, quindi anche musica, gli spettacoli in teatro e poi abbiamo anche una parte appunto letteraria di cui mi occupo. E che è una cosa innovativa, diciamo, perché i giornali ultimamente, diciamo nell'ultima metà del secolo, non hanno lasciato molto spazio all'editoria letteraria, per cui non c'è molto confronto, diciamo, con la scrittura e con i giovani, quindi sono, diciamo, tutti quanti molto tagliati fuori. E quindi noi abbiamo pensato appunto di innovare con questo spazio letterario e dove i nostri appunto collaboratori, i nostri colleghi scrivono quindi dei racconti e quindi abbiamo ripreso anche un po' le vecchie testate giornalistiche di inizio Novecento, sempre in piccolo ovviamente, e abbiamo cercato insomma di fare una cosa a 360 gradi, quindi non abbiamo un target predefinito, noi ci occupiamo un po' di tutto e speriamo di farlo nel migliore dei modi, quindi cercando sempre di essere molto, di rimanere molto con i piedi per terra, quindi ma consapevole, diciamo, delle nostre modernità e tradizione che esatto, si fondono insieme. Che si fondono. Qui c'è la modernità, qui c'è la tradizione. Mi stai dando della vecchia? Assolutamente no, no della, questo è un argomento di cui lei potrebbe trattare, vista l'età, il più vecchio c'ha 25 anni. Vi mostro Impatto Settimanale, collegatevi al sito www.impattosettimanale.it, dicevamo è possibile scaricare gratuitamente i numeri della nostra rivista, facciamo un po' di rassegna stampa, ecco Frank Matano, io da YouTube con poche visualizzazioni, quindi vi occupate anche di colleghi, in questo caso di una sì. Iena, anche argomenti di colore, la pagina dedicata ovviamente un servizio a Beppe Grillo, alla politica, al Papa. Guglielmo Pulcini, ma la rivista è anche sociale perché sì. Voi siete legati a Scampia, in che modo? Sì, probabilmente nei prossimi periodi ci legheremo a Scampia in un progetto giornalistico anche con loro. Però mi preme sottolineare che il nostro impegno sociale non si ferma solo a loro, quindi anche tutte le scuole della provincia di Napoli che hanno bisogno di incrementare la conoscenza giornalistica dei loro ragazzi possono tranquillamente chiamare alla redazione dell'Impatto per avere un supporto. Quindi trasparenza della notizia, aiuto con il sociale, trasparenza anche, mi preme sottolinearlo perché io mi occupo di economia, dei conti. Tra poco tutti i nostri documenti contabili saranno consultabili online, quindi una trasparenza che si estende a 360 gradi anche in questo caso. Allora, veniamo ad un punto un po' triste della nostra società. Tra i vostri primissimi destinatari ovviamente ci sono i giovani. Sì. Il vostro giornale è un giornale fatto da giovani, lo abbiamo già detto, ma secondo voi i giovani avvertono la necessità di essere informati? Devono avvertirla. Perché ultimamente con tutto quello che, insomma, la situazione in cui verte l'Italia, che sappiamo insomma che non è delle migliori, ha bisogno di informazione, si deve partire dai giovani perché c'è voglia di rifondare, ci deve essere voglia di rifondare qualcosa, quindi di ripartire da zero. E chi può farlo meglio dei giovani, insomma, se ci affidiamo sempre insomma alla vecchia guardia, non possiamo sperare in qualcosa di davvero innovativo. Quindi noi partiamo con questo presupposto. Ma voi avete il settore che i giovani vi seguono? Noi sul primo numero abbiamo avuto un'esclusiva con un'intervista al presidente nazionale dei giornalisti, dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Jacobino, che ci disse una cosa molto interessante. Ci vuole una ricetta adatta per informare i giovani. E forse riviste come Impatto fatte dai giovani possono essere finalmente la ricetta adatta per i giovani. Porto una statistica brevissima. Tra il nostro sito, la nostra pagina Facebook, le frequentazioni sono per l'87% da ragazzi dai 16 ai 28 anni, quindi stiamo parlando di una fascia veramente giovane. Vabbè, tra l'altro proprio una statistica dice che i giovani in quella fascia si informano naturalmente sul web, quindi comunque può determinare un successo per voi, anche se il giornale non è ancora stampato. Tra l'altro, pagina 12 e 13, c'è un bell'articolo dedicato alla crisi economica. Se ne parla tanto, ma è sempre poco approfondita. Voi avete fatto un viaggio proprio
tra gli stati in crisi. Sì. Come l'avete approfondito? Come nasce? Ne parlo io perché l'ho scritto io. Ah, beh, complimenti, è bello per me. È il primo della classe, scusate. Io. Ma io di protagonismo. No, non è vero, no, necessario, no. Ma complimenti, perché si tanta... Con un collega la... il responsabile economico. Eh beh, certo, per l'approfondimento sicuramente è necessario un aiuto. No, perché noi ci lamentiamo tanto della crisi in Italia, cioè, per carità, si vede, si tocca, lo diciamo praticamente ogni giorno, ma è bello il confronto che si fa con gli altri stati in crisi, quindi in questo caso Spagna, Irlanda e Stati Uniti. In realtà, se mi fermo un secondo sull'Italia, proprio inerente a questo articolo, noi abbiamo dato una visione leggermente diversa rispetto ai soliti giornali di economia, facendo capire che poi la condizione che dipingono gli organi di informazione nazionali, internazionali, ma anche gli organi dei mercati e quindi della finanza, non è poi così drastica. Quindi si tenta molte volte un fenomeno speculativo su una grande nazione come l'Italia, e l'abbiamo messa anche in correlazione poi con altri paesi come l'Irlanda, che ha trovato miracolosamente la ricetta per uscire dalla crisi, e quindi può essere un nostro esempio con l'economia ecocompatibile, con l'economia biologica, e con gli Stati Uniti d'America, che anche loro stanno attraversando un momento non facile, ma che cercano delle politiche economiche capaci di risolvere i problemi, come anche l'Italia sta tentando di fare. Serve stabilità. Era un articolo che parte dall'economia, tocca anche dei punti di attualità e di politica. Con la stabilità si arriva forse a migliorare la situazione economica del paese. A proposito di stabilità, caro direttore, sto governo lo facciamo o non lo facciamo? Credo che questo sarà uno dei temi dei prossimi numeri del vostro settimanale. E mentre noi parliamo, diciamo che ci sono le consultazioni al Quirinale. Consultazioni al Via. Che si concluderanno alle 18 con la consultazione del PD. Ora dovremo vedere Napolitano cosa deciderà. Diciamo che ci sono più voci in cantiere, perché Napolitano, comunque essendo, diciamo, una figura responsabile, si potrebbe anche pensare che non è pronto a dare il governo a Bersani, perché Bersani non gli può garantire, diciamo, la fiducia delle Camere. E quindi si potrebbe pensare a scenari di un governo dalle larghe intese, oppure a un ritorno alle elezioni. Però bisogna valutare attentamente cosa, diciamo, questo comporterà nei mercati, come diceva il nostro Guglielmo. Beh, staremo a vedere. Posso tornare? Speriamo. Saltiamo di palo in frasca, Angela. Nel prossimo numero ci sarà anche un'intervista dedicata a Lucio Pierri. Sì. Data personalmente. Io ho spiato, stamattina ho sentito tutto, facevo finta di non sentire, però sentivo Lucio Pierri che mi faceva, io ho iniziato 15 così, vittore di un premio drammatico, paradossalmente, Ifigenia in Tauride. Ci hai rubato l'esclusiva, però. È vero. Insomma, come pensi di impostarla questa intervista? Perché, scherzi a parte, anche delle pagine dedicate ai personaggi, esatto, della campagna. Nel caso di Lucio Pierri, anche dell'Italia, visto, insomma, il successo di Lello Tronconi in Un posto al sole. Beh, anche il teatro, quindi è un'intervista che appunto è ancora a 360 gradi, perché Lucio si... una cosa buona, insomma. Angela, stai calma, veramente, cioè non andare troppo oltre. Vabbè, teatro, comunque, oltre alla comicità, eccetera, eccetera, appunto l'esperienza di Un posto al sole, voglio impostarla molto naturale, come è stata appunto l'intervista. Lui c'è stato molto simpatico a prestarsi subito a questa intervista. Tra l'altro ti ha dato un'esclusiva che non svegliamo, altrimenti no, spieghiamo l'esclusiva. Ho detto, dico una cosa che dico solo a te. Federica Riccio. Quindi non perdete il prossimo numero di Impatto Settimanale, e la pagina curata da Angela Sinopoli, ci tengo a dirlo, si occupa anche di racconti, quindi è possibile inviare dei saggi, dei racconti, dei romanzi, e lei farà una sorta di editor, lo possiamo dire, sì. Magari li pubblicherà. Ma sì, con piacere. Magari. Vuole salutare gli ospiti? Certo! Però voglio salutare io Guglielmo. Prima della classe. Allora, salutiamo il direttore di Impatto Settimanale, Giorgio Nunez, la responsabile dell'inserto letterario, Angela Sinopoli, e naturalmente l'editore,
primo della classe. Guglielmo Pulcini, e io vorrei chiudere il nostro primo blocco televisivo con un primo piano di Guglielmo, guardatelo attentamente perché ricordate, signori, io ho visto tra Floris di Ballarò e il nostro Carlo Albino. Ce l'ha complimenti. Grazie mille. Bravi ragazzi, adesso c'è un pizzico di pubblicità, dopo che cosa si fa, cara Federica Riccio? E poi porte aperte del FA, il Fondo Ambiente Italiano, con la presidente regionale Maria Rosaria De Di Vizis.